renderci disponibili. Entità, attraverso Corrado Piancastelli, domanda. Volevo fare una considerazione sulla tensione che c'è in tutti noi a voler cercare un amore spirituale. Questa ricerca così complessa potrebbe diventare un modo per incrementare e migliorare le nostre relazioni con gli altri, perché in tutti coloro che incontriamo dovremmo sempre riuscire a scorgere la parte spirituale, simile alla nostra, e renderci disponibili all'accoglienza anche di chi ci appare tanto diverso. Entità A, questo è il lavoro che dovreste fare sempre e comunque, e nel farlo dovreste imparare e insegnare a riflettere profondamente sui vostri pensieri e sulle vostre azioni. Un lavoro che non si fa con la cultura, ma con l'analisi e la lettura delle proprie abitudini, dei propri gesti, dei propri comportamenti, imparando e insegnando le virtù della tolleranza, della distensione, della non paura, dell'amicizia, dell'accordo. Non alludo ai grandi sentimenti, quelli vengono da soli se ci sono. Non si possono insegnare, ma solo trasmettere con l'esempio, in modo da suscitare un analogo risveglio negli altri. È poi necessario porre attenzione alla vita propria e a quella degli altri, il che significa vivere senza superficialità. Solo quando non si vive con superficialità ci si incontra con l'altro in modo attentivo, cioè osservando le proprie azioni, cercando di modificarne qualcuna e poi lavorare per capire l'azione dell'altro, discutendo con lui dei reciproci comportamenti. Solo in queste modalità di relazione si può scoprire lo spirito, il quale non è qualcosa che si appiccica al comportamento, ma è il modo con cui il comportamento si manifesta. Lo spirito non è visibile in uno specchio, ma nel modo in cui vi relazionate reciprocamente e nel tipo di comportamento che manifestate. In un certo senso, è nella differenza tra un relazionare improprio e abnorme e un relazionare tollerante e pacifico che entra lo spirito. Del resto, anche la spiritualità non coincide con una angelicità, essendo l'esito di un comportamento quando si produce sia in noi sia negli altri. Se queste cose vengono riconosciute e identificate, e per identificarle ci vuole una grande attenzione, solo allora si incontra lo spirito. L'incontro presuppone sincerità nel guardare, vedere le cose come sono e non attraverso le opinioni di altri. Usare il linguaggio senza deformarlo e piegarlo alle nostre ideologie. Questo ragionamento vale anche per le relazioni umane, spesso deformate dalla paura di parlare e dal panico che le cose non stiano secondo i presupposti della tradizione. Anche nella vita quotidiana bisogna dunque adoperare la tecnica della trasparenza affinché la comunicazione sia congrua e sincera. Ma il presupposto è tutto nel modo di interpretare il mondo e saper guardare nel cuore delle cose. Perché ciò avvenga, bisogna fare in modo che lo sguardo coincida con la realtà e che questa, a sua volta, coincida con il pensiero affinché l'altro e voi stessi sappia esattamente quello che state dicendo e pensando. Anche in questo scambio leale con le cose e le persone, se e quando avviene, si produce spirito e si realizza un modello che non è finalizzato nel senso economico del termine,
dove per economico si intende il trarre profitto materiale dall'altro, ma è funzionale a un profitto spirituale senza tornaconto materiale, per cui diventa un'espansione di sé nell'altro. Come si può capire, la spiritualità non consiste nel parlare dello spirito o di Dio o di cose sacre, ma nell'offrire e offrirsi come un certo tipo di modello, utilizzando le forme dei linguaggi e dei comportamenti umani, i quali possono far emergere lo spirito attraverso piccoli gesti d'amore e d'amicizia, comprensioni e tolleranze, altruismi, senso di pace, eccetera.